Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video haul sugli acquisti che ho fatto in questa settimana e sono anche un po' di regali che mi ha fatto mia sorella. Mi vedete vestita e truccata come nel video Get Ready With Me, perché praticamente in questi ultimi tempi sto facendo dei video, più video insomma in una giornata, quindi magari quando faccio un Get Ready With Me nello stesso tempo faccio anche un altro video, così almeno ne faccio di più e li edito mano a mano insomma. Perché ovviamente in questi ultimi tempi c'ho un po' da fare, quindi non riesco mai a gestire i video, ma a finire che dopo non ne faccio neanche uno, invece così riesco a editarne di più. Allora, vi dico dove sono passata a fare gli acquisti. Allora, sono stata al centro commerciale e ho comprato degli smalti perché volevo fare una nail art. Volevo provare insomma a fare una nail art, io non è che sono bravissima, se avete visto un video rido perché mi era venuto male, infatti non mi era venuto benissimo. Avevo fatto un video della nail art, era la mia prima nail art, però non mi è venuta benissimo, infatti non avevo neanche le idee chiare, invece adesso sì, ce l'ho chiare, quindi dovrei riuscire a farne uno. E poi sono passata dal cinese, ho preso delle cosine che mi mancavano del make up, tipo correttori così. Sono andata da mia sorella e lei mi ha regalato anche lei qualche cosina di trucchi. Poi sono andata un'altra volta a un altro cinese, ho preso altre due cosine che dopo vi farò vedere. E poi sono passata dalla Wet n Wild e dall'OVS. Sono contentissima perché sono riuscita insomma a prendere anche qualcosa per il viso, non solo per il trucco insomma. Sì, sempre riguardante il make up, tipo un correttore della Wet n Wild, volevo provarlo insomma, dato che provo sempre solo i rossetti. La Wet n Wild ho preso sempre solo rossetti fino adesso, basta, cioè non ho preso nient'altro, invece adesso ho preso qualcos'altro in più. Chiusa parentesi, iniziamo subito. Allora, inizio a farvi vedere gli smalti perché ne ho presi abbastanza insomma. Allora, vi faccio vedere i colori che sono bellissimi. Allora, ho preso un rosso perché voglio iniziare a mettere il rosso. Questo è il numero era scritto, eccolo, il numero 20. Si chiama Extreme Long Lasting Nail Polish. La boccetta è uguale a quella della Maybelline, però non è della Maybelline, questi sono proprio del centro commerciale e li volevo provare insomma. Qui dice che hanno il pennello grande insomma, fatto proprio apposta per stendere meglio lo smalto. Allora, ho preso questo rosso qui, questo rosa bellissimo, questo mi piace tantissimo, questo rosa è stupendo, è il numero 7. Poi ho preso questo lilla stupendo, il numero 28. Poi ho preso questo beige color carne insomma, il numero 37, questo sarà uno degli smalti che userò per la nail art, ve l'anticipo. Poi ho preso questo color carne chiaro, il numero 3. Infine ho preso questo azzurrino qui bellissimo, stupendo. Volevo prendere il color Tiffany, ma dato che il color Tiffany ce n'ho due boccette di color Tiffany, ho detto basta, prendo qualche altro colore. Infatti ho preso questo azzurrino pastello che mi piace tantissimo, è il numero 33. Poi ho preso un smalto, un top coat trasparente, che mi servono sempre, che io li uso molto per fare la base sulle unghie. E ho preso questo, ho trovato, infatti userò anche questo per fare la nail art, un top coat che rende matte tutti gli smalti. Ci ho fatto la prova quando l'ho preso e sono rimasta contentissima. Ho rischiato di non prenderlo perché l'aveva preso mia mamma, perché lei voleva una base. Dopo lei non avevo letto la boccetta, quindi non l'avevo scartato, diciamo, perché pensavo che fosse un colore bianco, ecco, ho pensato fosse un bianco trasparente.
Dopo mamma, sono andata a vedere la boccetta di mamma e ho fatto, ma mamma guarda che questo è matte. Se porca miseria, fammelo andare a prendere, dopo l'ho preso. Sono contentissima di averlo preso. E con questo ci farò la nail art, la farò vedere. Allora, poi vi faccio vedere i regali che mi ha fatto mia sorella. Faccio vedere prima questi. Grazie tesoro, grazie Sofì, ti voglio bene, che lei mi guarda sempre. Ti voglio tanto bene, grazie. Allora, mi ha regalato questa palettina qui con quattro colori sui toni del rosa, cioè il bianco, il rosa, il rosa acceso e il fucsia. Ed è della GD, Giorgia Duor. Bellissimi questi colori. Poi io, va bene, ero lì, mi sono comprata anche questo. Bianco, marroncino, viola e blu, questi bellissimi. E sono cotti? Vorrei dire una cavolata, insomma, sono un po' perlescenti, ecco, bellissimi. Lei invece mi ha regalato questa palettina qui, bellissima, che ha sei colori, su marrone, verde acceso, grigio, verde più chiaro e un verde militare, insomma sembra nero ma è verde militare, e il bianco è bello perché si può usare anche come illuminante. Questi colori qui sono molto scriventi, sono scriventissimi, guardate che meraviglia, bellissimi. E il packaging, non vi ho fatto vedere il packaging. Il packaging è così, capito, che si avvita, è carinissimo, della Chica Cosmetics, bella. Poi un'altra palettina è questa qui, che ho fatto un cambio con mamma Sofì, perché volevo questi, mi piacevano più questi scuri, quelli chiari dopo mamma ha detto che li voleva lei, allora abbiamo fatto un cambio. La scatoletta è questa qui, carina, che la terrò, e il packaging è così, è tipo quelli della Kiko, assomiglia un po' al packaging, e i colori sono questi qui, sono un rosa e un viola scuro, e anche questi sono scriventissimi, bellissimi, stupendo questa palettina. Poi mi ha regalato un'altra palettina, perché siamo passati in un altro negozio, e mi ha regalato questa palettina qui con questi tre colori carinissimi, azzurro, rosa chiaro e bianco, e questi sono un pochetto più delicati, ecco, come colori, però belli, scriventi, molto scriventi, bellissima, stupenda. Infine mi ha regalato un rossetto fucsia matte, se faccio lo swatch, guardate che colore bellissimo, mi piace tantissimo, poi profuma tantissimo, bellissimo. Il packaging è stupendo di questo rossetto, guardate che bello il packaging, bellissimo. Poi sono passata da un cinese perché ho preso varie cosine, ho preso tre rossetti matte, perché io, ripeto, sono fissata con i matte, questi qui mi sono costati 2 euro l'uno, infatti si vede, e sono della Wine. Allora ho preso questo colore qui, questo marroncino color carne, questo qui, guardate che meraviglia, questo l'ho usato e devo dire che mi è piaciuto tantissimo questo colore mi piace veramente tanto. Poi ho preso questo rosso scuro, sembra aranciato ma invece è rosso scuro, ruggine, bello questo colore. Infine ho preso il color carne, il color nude, questo qua un po' più scuro, bello, mi piace tanto. Poi ho preso due correttori, uno un po' più chiaro, qual è più chiaro? Questo qui è tendente un po' sul giallo, però lo volevo per dare luce, insomma, sotto l'occhio, volevo fare questa prova perché l'ho visto su un video delle americane, volevo provare,
e questo qui color fondotinta normale della mia stessa, lo stesso colore di pelle, insomma, normale, ecco. Io, dato che io li mangio questi, li finisco subito. Poi ho preso un eyeliner perché mi serve, quell'altro sta per andare, l'ho recuperato un po', vedete, ho fatto il trucco e funziona, adesso funziona, però non si sa mai. E ho preso questo c'ha una particolarità, però ancora devo capire come funziona. Questo non so, questa pennetta, insomma, non so cosa serve, che si muove, boh. Io lo lascio per bellezza. E il pennellino è sempre quello che uso sempre. Il packaging è carinissimo, però, metallizzato, marroncino, bellissimo, della Susy. Poi ho preso questa matitina qui, che adesso la voglio aprire per vederla. Matite, quelle che si svitano, non mi viene la parola, scusate. La voglio vedere perché non l'ho aperta, perché la volevo aprire insieme a voi, eccola qua. Quelle che si aprono così. Insomma, automatiche, ecco. Quelle automatiche. Ancora scrivenza. Scrive, buono. Questa la volevo usare proprio per la rima interna dell'occhio. Poi vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, ho preso da un altro cinese, ho preso questa cipria compatta, bianca, chiara, per metterla sopra il correttore. Vedete, è chiara, e la metto sopra il correttore, quando metto il correttore, per fissare il correttore, poi dopo vado a mettere intorno l'altra cipria normale, insomma, l'altro fondotinta in polvere normale. E ho voluto prendere questa, della Wine, packaging è così carinissimo. Adesso vi faccio vedere una cosa, che voi mi farete una domanda: ma cosa ci fa Sara con il copriburro? Allora, dato che non volevo comprare un altro porta oggetti, un altro porta trucchi, insomma, di quelli piatti che hanno, insomma, gli scomparti per i rossetti, così, volevo comprare solo un vassoio non tanto grande né tanto piccolo per contenere le novità, insomma, le news che mi sono venute fuori adesso, insomma, tipo gli altri trucchi. E allora non ho trovato niente che mi soddisfava. Allora ho visto questa cosa, mi sono ingegnata, io come solito un ingegno. Questo qui lo capovolgo e ci metto tutti i trucchi. Mentre qui ci metterò le matite per le labbra, che andrà che sopra questo ci metterò quello lì che ho, quello, il portatrucchi normale, insomma, lo metterò sopra, così ogni volta che avrò bisogno di una matita basta alzare la parte sopra e prendere le matite che mi servono. Ed è, secondo me, una genialata, insomma. Se vi fa comodo pure a voi, è un'idea molto molto bella, insomma, perché il coperchio, insomma, è abbastanza rigido ed è trasparente, quindi è bellissimo. E questo sotto non è da scartare, perché essendo basso e piatto, le matite ci vanno benissimo. Perché non sono riuscita, insomma, a trovare quello che cercavo, ecco. Allora mi sono ingegnata così. Adesso vi faccio vedere le ultime cosine che ho comprato alla Wet n Wild e alla UVS. Allora, la Wet n Wild, sempre lo stesso pacchettino di Diego della Palma, perché sono andata sempre nello stesso negozio. Ho preso una palettina della Wet n Wild e ho scelto questi colori qui, dato che compro sempre colori marrone, ho deciso basta, devo mettermi a comprare colori, voglio i colori, allora ho scelto questi, dato che non c'era tanta scelta, allora ho optato per questi. Ci stanno questo azzurro, questo blu azzurro e il azzurro chiaro, poi c'è il bianco, il lilla e il viola brillantinato. Sono due matte, due con i brillantini e due con i brillantini più accesi, insomma. Adesso ve lo faccio vedere, voglio vedere la scrivenza. Eccoli qua, ce l'ho fatta.
e ha questi due pennellini in dotazione, uno con le setole così e uno quello con la spugnetta, la spugnetta classica, e hanno sempre il logo Wet n Wild. Adesso io voglio vedere i colori, se sono scriventi. Scriventissimi, guardate, sono contenta. E anche con questo ci farò sicuramente un make up molto carino, grazioso. Poi ho preso, non mi sono lasciata scappare l'occasione di prendere un correttore, sempre della Wet n Wild. Questo qui è dello stesso mio, non lo apro perché lo voglio lasciare nuovo, perché voglio usare quell'altro, questo che lo userò in seguito. Ed è del mio stesso colore, è il medium 8 e 802, ed è dello stesso mio colore di pelle, quindi va benissimo. Infine ho preso un rossetto, questo lo apro perché dopo lo provo a usare. Questo qui, che è il numero E914C Mochalichus, non si vede, questo marroncino qua, molto molto bello. Questo mi è piaciuto veramente tanto quando l'ho visto. Ecco qua, il colore è questo qua ed è questo marroncino, insomma, mi piaceva tanto. Io adoro i colori scuri, insomma, quindi questo qui è bellissimo. Poi infine sono andata all'OVS, pacchettino della OVS, e ho preso due cosine, ho preso solo due cosine perché volevo dire va bene, dai, provo un rossetto, così tanto per avere un rossetto della Essence, anche un colore nuovo, ecco. Niente, non ci ho provato a fare lo swatch, a vedere, sono stata mezz'ora lì per capire se mi piacevano o no, non mi piacciono, cioè un giorno ne comprerò uno, ce n'è uno che mi piace, però ancora sono insicura di prenderlo, perché già quel colore ce n'ho uno simile, quindi vorrei prima aspettare di finire, magari finisco un rossetto, così dopo magari mi butterò su quelli, intanto ci penso, ecco, poi vediamo. Allora, dalla Essence ho preso una matita bianca, perché la uso come base per gli occhi. Questa qui è la Essence bianca, è scriventissima. E poi ho preso il pennellino per l'ombretto, che ho preso quello da sfumatura, ho voluto prendere anche questo, perché se voglio farmi un trucco devo averne almeno un altro di pennello. Ho preso questo qui, che è color salmone, ha lo stesso packaging identico spiccicato di quell'altro, solo che è appunto color salmone. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui, morbidissime le setole, non perde setole assolutamente, ed è leggermente obliquo, e questo qui appunto serve per mettere l'ombretto, infatti qui c'è scritto Eyeshadow ed è carinissimo. Sono contentissima, almeno un altro pennello della Essence che mi piacciono tanto. Niente, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato delle idee per i vostri acquisti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, commentatemi e iscrivetevi per non perdere nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!